E parliamo di sicurezza sul lavoro, preoccupanti dati dell'INAIL, secondo cui in Sicilia si registra un aumento degli infortuni nei primi 4 mesi del 2024 del 4,2% contro il 3,6% del resto del paese. Maglia nera Catania, seguita da Palermo e poi Messina. Ce ne parla Laura Pasquini. 13 morti sul lavoro soltanto nei primi 4 mesi dell'anno. Sono gli ultimi dati dell'INAIL in Sicilia. Da gennaio ad aprile registrano un aumento del fenomeno infortunistico che si attesta al 4,2% contro il 3,6% nazionale. Incremento che nell'isola riguarda in particolare il settore industria e servizi con un 4,2%, l'agricoltura con un più 8% e per conto dello Stato, dove l'aumento degli infortuni è del 3,6%. Fra le province negativo svetta Catania con il 27,5% del totale regionale, segue Palermo con il 22,8% e poi Messina con l'11,3%. I sindacati chiedono maggiore formazione e controlli e lo hanno ribadito anche dopo la recente strage di operai a Casteldaccia. A tutela dei lavoratori in campo anche i carabinieri. Non solo troviamo lavoratori irregolari, lavoratori in nero, ma poi troviamo anche delle mancanze nella sicurezza sul lavoro che sono molto importanti. Ma la formazione, così come l'informazione, è importantissima. È importantissima ovviamente che vengano svolti dei corsi a monte prima di effettuare un'attività lavorativa. Spesso però accade anche che il lavoratore magari per una sorta di abitudine non utilizzi le precauzioni necessarie. È qui che dobbiamo anche intervenire.